do-do-do-za-za-za. Oh, when you smiling. Ed è un nostro socio onorario, quindi grazie per la sua presenza e adesso la parola a lui. Ti ringrazio. Ormai io faccio parte dell'allenamento perché sono coinvolto fin dall'inizio in questa sorta di progetto che se anche non mi vede presente durante l'esibizione dei ragazzi, però come tu sai mi fa appassionare ancora di più all'idea che ci sia un futuro e se sono partito con una critica nei confronti dei ragazzi che hanno overdose di tecnologia, tipo Burger King, però sono molto meglio. In futuro, io poi stavo guardando delle cose, sono abbastanza curioso, perché chiaramente questo viene da parte degli insegnanti, che è una scelta del concertino della scuola di musica della Banda Vignante, che è attenta a questa cosa, perché da una parte c'è Giuseppe Verdi, credo che sì, ancora sia, che ci sia una generazione verdiana in questo momento, ecco proprio per questo, beh, comunque si potrebbero fare anche tutti gli anni. E poi dopo, se dopo c'è di Pink Floyd. Il nostro laboratorio in realtà questa rassegna non è proprio spettacoli perché diciamo in legge l'attività molto seguita in teatro, quindi gli studenti sono tantissimi, siamo costretti a dividerli in due gruppi. Faremo il sogno di un'altra di mezz'estate Shakespeare, perché ama un teatro più tradizionale. E invece poi quest'anno abbiamo provato a fare un testo non tanto rappresentato, che è il processo per l'opera di un asino di Matt, un testo molto brillante, da un che greco, molto carino, vediamo com'è andata. E io non ero pronta. Io ho portato uno studente e dopo magari se presentiamo lo spettacolo che abbiamo fatto in giugno può dire qualcosa perché è il protagonista. Ho accettato volentieri il dito perché testo abbastanza valido, che quello che era il cupa nel teatro, nella musica, nella danza, tutti i nostri ragazzi. L'obiettivo dell'arte è quello, partendo da alcune direttive europee e poi seguite dal nostro ufficio regionale scolastico, è quello di presentare un progetto che faccia conoscere ai ragazzi il valore dell'adorazione. Valore per e Andrea Migliani ha detto una cosa bellissima, collaborare. Appunto per questo, collaborando con l'associazione Amici delle Muse, intendiamo allargare questa nostra voglia di far conoscere ai giovani quello che è importante. Oh, when you're smiling.